in coda, fermi sulla 1 e A14, ma soprattutto disagi sulla rete ferroviaria. Sono stati i trasporti a soffrire di più per l'ondata di maltempo che da oltre 24 ore imperversa sull'Italia, con forti nevicate in Piemonte e Emilia. Alla stazione di Bologna il ritardo medio si è attestato sui 60 minuti per quei convogli sfuggiti alla scure delle cancellazioni. Oggi ha circolato appena il 40% dei convogli previsti. In ginocchio la costa romagnola. A Rimini un automobilista in panne in un sottopassaggio è riuscito a uscire dal veicolo solo grazie ai vigili urbani che hanno infranto il parabrezza per soccorrerlo. Bora da 150 km all'ora a Trieste, dove il porto è rimasto completamente paralizzato. Interruzioni di energia elettrica in provincia di Bergamo. Almeno i più giovani sembrano prenderla sportivamente. A Napoli strade allagate e timore per le voragini già aperte da giorni. Forti mareggiate con collegamenti marittimi molto ridotti. A Ustica, rimasta isolata, sarà la protezione civile a consegnare viveri e medicine. Secondo Trebimeteo, domani ancora molto nuvoloso al nord con residui fenomeni sull'Emilia Romagna. Schiarite al nord-ovest e Trentino Alto Adige. Prosegue il maltempo sulle regioni adriatiche, Basso Lazio e Sardegna, con neve fino a 600 metri. Nubi e schiarite sulla Toscana, tempo instabile al sud con peggioramenti dal pomeriggio su Molise e Puglia.